Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joepa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'Infotime, il nostro classico appuntamento del lunedì. Ma di che cosa vi parlerò in questo video? Di Paper Mario di Origami King, un nuovissimo titolo in uscita per Nintendo Switch. Poi daremo un'occhiata a un nuovo gadget per Nintendo Switch in arrivo dal Giappone. Vi parlerò di Fortnite e nello specifico di una truffa che sta circolando in rete riguardante delle skin gratuite. Poi naturalmente vi comunicherò quando sarò online questa settimana su Animal Crossing New Horizons e su Splatoon 2. Ma adesso ragazzi, come sempre, prima di iniziare, direi di far partire la sigla! Va bene ragazzi, rieccoci qua. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di seguirmi sui miei social, ovvero sulla mia pagina ufficiale Facebook, sul mio canale ufficiale Telegram, sul mio profilo ufficiale Instagram, su Discord perché vi tengo aggiornati sull'attività del canale, vi posto foto, video, informazioni, sconti e promozioni riguardanti il mondo dei videogame. Poi naturalmente vi ricordo che questo è un video che potete trovare sul canale ogni lunedì. Vi consiglio di dare un'occhiata alla sezione community del mio canale YouTube perché ogni tanto vi posto qualcosa anche lì e mi raccomando attivate la campanella, tutte le notifiche per non perdervi nessun nuovo contenuto che pubblico online. Va bene ragazzi, adesso dopo questa brevissima intro direi di passare alle notizie di oggi e direi di partire da Paper Mario che torna su Nintendo Switch con un nuovo capitolo intitolato Paper Mario di Origami King. Nell'anno in cui la popolare mascotte di Nintendo compie 35 anni, l'annuncio di un nuovo gioco dedicato all'idraulico baffuto sembra presagire ad una stagione ricca di titoli pensati per celebrarlo. E The Origami King sembrerebbe essere un buon punto di partenza per dare il via ai festeggiamenti. Vi leggo brevemente la trama. In Paper Mario di Origami King, i giocatori, nei panni di una versione cartacea di Super Mario, sono chiamati ad affrontare Re Holly, l'autoproclamato sovrano del regno degli origami, intenzionato a piegare il regno dei funghi alla sua volontà. Dopo aver attirato Mario al castello della principessa Peach con l'inganno, Re Holly avvolge il sontuoso palazzo in giganteschi nastri colorati, per poi trasportarlo su una montagna lontana. Come da tradizione tocca a Mario e ai suoi alleati di carta, tra cui figura questa volta addirittura anche Bowser, ripristinare l'ordine e riportare la serenità nel regno dei funghi. Rispetto al passato, Paper Mario di Origami King introduce un nuovo sistema di combattimento basato su una piattaforma d'anello, in cui praticamente i giocatori devono trovare un modo per allineare i nemici, per riuscire ad infliggere in questo modo più danni in frenetiche e più classiche battaglie a turni. Non mancheranno naturalmente i numerosi rompicapo e segreti da scovare all'interno di scenari molto originali ispirati all'antica arte degli origami. Paper Mario di Origami King sarà disponibile a partire dal prossimo 17 luglio e nella descrizione di questo video potete trovare vari link per prenotarlo già adesso, sia in versione fisica sia in versione digitale. Nella seconda news di oggi vi volevo parlare di un gadget in arrivo dal Giappone per Nintendo Switch. L'azienda giapponese GameTech infatti ha prodotto un nuovo accessorio per Nintendo Switch che promette di aiutare i giocatori a tenere sotto controllo la temperatura della propria console. Il gadget, che potete vedere a schermo, infatti è praticamente una ventola di raffreddamento compatibile con tutti i modelli di Switch e Nintendo Switch Lite. L'accessorio per il momento è in vendita su Amazon Japan al prezzo di 3600 yen, ovvero più o meno 31 euro. La ventola praticamente si aggancia alla console ibrida mediante la porta USB della console o della dock e promette di dissipare il calore fino a un massimo di 13 gradi. Probabilmente me lo chiederete nei commenti e quindi vi rispondo direttamente nel video. Purtroppo non so dirvi se questo gadget arriverà in Italia. Nell'ultima news di oggi vi volevo parlare di Fortnite e di alcune fantomatiche promozioni online in cui si promette di regalare delle skin gratuite ai giocatori. Come tutti ben sappiamo, Fortnite è un gioco gratuito in cui è possibile, naturalmente a pagamento, sbloccare degli elementi cosmetici aggiuntivi.
su tutti le skin, ovvero costumi per il proprio personaggio. L'attenzione dei giocatori aumenta ogni volta che viene offerta loro la possibilità di ottenerne di nuove senza sborsare un centesimo. Un sito, di cui non farò il nome per evitare che lo andiate a cercare e per evitare di fargli pubblicità, ha dato il via a una truffa online. In pratica, il sito chiede ai giocatori di inserire i propri dati personali, come l'account Fortnite e la piattaforma sulla quale si gioca, in cambio di una skin gratis, scelta da una lista. Dopo l'inserimento viene visualizzata una schermata di creazione, ma in realtà il sito sta solo eseguendo varie operazioni per accedere ai vostri dati. Ricordate sempre, Epic Games, al pari di tutte le altre grandi società, non vi chiederà mai di condividere informazioni personali o dati di accesso. Per l'acquisto di skin o altri prodotti legati al gioco, utilizzate sempre e solo lo shop ufficiale, dove vi ricordo potete anche utilizzare il mio codice creatore JOPAD17. Non fidatevi di realtà esterne a Epic Games e diffidate da proposte come quelle che vi ho citato sopra. Se posso darvi un consiglio, attivate l'autenticazione a due fattori per aumentare il livello di sicurezza dei vostri account. Va bene ragazzi, dopo tutte queste news direi di passare agli eventi con gli iscritti di questa settimana. Quando i miei iscritti potranno visitare la mia isola su Animal Crossing New Horizons? Il 19 maggio dalle 14 alle 14:45. Non è necessario inviarmi la richiesta d'amicizia al profilo che utilizzo per giocare su Nintendo Switch a questo videogame, vi basta praticamente seguire i tre punti che vedete a schermo, ovvero iscrivervi al mio server Discord, andare sulla chat eventi con gli iscritti il giorno in cui vi ho comunicato sarò online e cercare il codice Dodo per l'isola di Hope. Naturalmente se avete delle domande scrivetemi pure un commento qui sotto e appena possibile vi risponderò. Per quanto riguarda Splatoon 2, i video contenenti le partite che abbiamo giocato settimana scorsa sono già online, mancano i video delle partite che abbiamo giocato domenica con gli iscritti al mio server Discord, ma non vi preoccupate, a breve ve li pubblicherò. Questa settimana sarò online il 21 maggio dalle 18 alle 19, anche in questo caso giocherò delle partite private insieme a voi. Nella descrizione di questo video potete trovare l'ID del profilo che utilizzo per giocare su Splatoon 2. Naturalmente se avete delle domande scrivetemi pure un commento qui sotto e appena possibile vi risponderò. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui nell'Infotime. Alla prossima ragazzi!